Grazie Presidente, grazie alla Commissaria per essere qui dopo diciamo, vacanze. Gli eventi degli ultimi mesi, l'abbiamo detto tutti, lo diranno anche i colleghi dopo, ci dicono quanto la situazione sia grave e lo abbiamo denunciato, specialmente il mio gruppo lo ha denunciato ormai da anni. E fenomeni diversi come le ondate di calore, le piogge devastanti, gli incendi, le inondazioni si sono abbattute sul nostro continente causando danni incalcolabili nelle regioni e nei territori interessati. Questi fenomeni sono tutti accomunati secondo noi da una causa principale, è quella del cambiamento climatico, non lo possiamo più negare. Ovviamente c'è chi si limita, anche fra i miei colleghi, ad asserire che bisogna continuare come se nulla fosse, business as usual, soltanto che quei disastri, tanto derisi da alcune forze politiche, sono arrivati anche in casa loro, anche nei loro territori, con sempre più frequenza, con danni sempre più grandi. E l'ultimo rapporto IPCC afferma che bisognerà trovare strategie di adattamento nel lungo periodo. Questo rapporto sarà la base poi della COP26 e quindi dovremo ridiscutere le soluzioni proposte in maniera con soluzioni vincolanti rispetto alle soluzioni proposte con la COP di Parigi. Pensate, il ministro italiano della cosiddetta transizione ecologica si è permesso anche di dire che l'emergenza climatica sarebbe da addebitare agli ambientalisti o oltranzisti e sarebbe il ministro della transizione ecologica. Assieme al collega Holmgren abbiamo presentato un'ulteriore domanda orale alla Commissione sulle richieste di supporto del Fondo di solidarietà da parte dei Paesi membri interessati agli incendi, quindi mi riferisco agli ultimi mesi, pur sapendo che il Fondo di solidarietà europeo non è uno strumento di risposta rapida come invece sarebbe necessario. A proposito di questo fondo, io chiedo alla Commissaria, non crede che la quota degli anticipi andrebbe incrementata ulteriormente senza che il bilancio sia toccato e quindi riaprire questa discussione anche col Consiglio? Poi chiedo, l'asse di intervento riguardante l'adattamento ai cambiamenti climatici del FESR di fatto è poco usato dagli Stati membri. Quali iniziative potrebbero contribuire a spingere gli Stati membri a un maggiore utilizzo? Nel report poi sull'attuazione del Fondo di solidarietà europeo, noi, il Parlamento europeo ha approvato a grande maggioranza un testo in cui chiede che la siccità, seppure sia calcolata, no? può essere finanziata, ma siccome è difficile calcolare i danni della siccità, invitavamo la Commissione a valutare l'impatto specifico della siccità, che è poi precursore degli incendi, e quindi tenere debitamente a conto tale fenomeno con degli studi in modo tale da incrementare la possibilità dell'utilizzo anche col Fondo di solidarietà europeo. Quindi chiedo se la Commissione ha intenzione di fare questo approfondimento. Grazie. E allora darei subito la parola alla nostra ospite, la Commissaria Ferreira. E grazie. L'onorevole D'Amato mi chiedeva della siccità in particolare, che poi porta anche agli incendi. Dobbiamo ancora vedere il piano, ad esempio, presentato dalla Grecia, ma dovrebbe contenere un piano specifico per lottare con queste emergenze nell'ambito dell'accordo di partenariato. È previsto quantomeno questo pacchetto per riorganizzare la gestione dei boschi, tutto il servizio dei vigili del fuoco. Noi ci attendiamo qualcosa di simile, ma non lo può fare la Commissione da sola. Come sapete, io è un mio impegno personale forte, ma francamente al momento non credo che possiamo fare di più. Abbiamo bisogno del vostro sostegno, del sostegno del Consiglio. Gli Stati membri devono davvero fare i compiti a casa nel momento in cui presentano i piani nazionali per affrontare queste crisi che saranno sempre più frequenti, molto più frequenti che in passato. Bisogna prendere sul serio davvero tutto quello che è il clima e l'ambiente.